Un elemento che rende la formazione in azienda più efficace è sicuramente la continuità. Infatti, la possibilità di incontrarsi, di far incontrare i partecipanti alla fine di un corso e in momenti successivi offre almeno due grandi vantaggi. Il primo di questi è la possibilità di perfezionare le competenze apprese. Infatti, nei momenti successivi si può dar loro un feedback, si può offrire loro la possibilità di confrontarsi con quello che è avvenuto in quel lasso di tempo. E quindi attraverso nuovi esercizi far proseguire le persone attraverso il percorso di perfezionamento. Il secondo, se vogliamo, è ancora più basilare perché consiste nel mantenere i risultati raggiunti. Infatti non possiamo dare per scontato che le competenze acquisite rimangano costanti nel tempo, anzi è normale che subiscano un decadimento se smettiamo di concentrarci su di esse e di rinforzarle nel tempo, esattamente come succede poi per le abilità che servono a un musicista. Ed è per questo che si fanno costantemente degli esercizi, come per esempio le scale ripetute, proprio per tenere in allenamento determinate competenze di base. Come si può realizzare questa continuità dei percorsi formativi? Beh, oltre a incontri successivi che si possono fare con un formatore esterno, si possono realizzare anche dei momenti molto interessanti all'interno dell'azienda, anche venendo incontro alla necessaria riduzione dei costi della formazione. All'interno dell'azienda, ad esempio, come ho già detto in un altro video, si possono realizzare dei momenti chiamati circoli di eccellenza nei quali i partecipanti si trovano, condividono le migliori pratiche che hanno scoperto sul campo e quindi si arricchiscono vicendevolmente. Un'altra strategia che abbiamo utilizzato in alcune aziende è quella di promuovere all'interno dell'azienda stessa una sorta di formazione e monitoraggio interno all'azienda. In questo caso abbiamo formato i manager delle persone, dei partecipanti al percorso, a fare i formatori dei partecipanti stessi. Quindi deleghiamo poi a questi manager la responsabilità di creare una continuità nel percorso formativo all'interno dell'azienda. Le competenze sono un po' come i muscoli, basta un po' di allenamento con continuità per far sì che da una parte non si atrofizzino e dall'altra parte per consentir loro invece di svilupparsi nel tempo.